Presidente, l'ambasciatore parlava di 900 miliardi di euro disponibili per ristrutturare l'economia iraniana dopo l'embargo. Per le Marche, concretamente, quali possibilità si possono aprire? Beh, la grande apertura che ci ha fatto l'ambasciatore riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, cioè il tessuto produttivo della nostra regione. Lo ha fatto guardando a 360 gradi quelle che sono le opportunità che possiamo mettere in campo, e quindi qualcosa di veramente importante. Per le Marche, che oggi rappresentano 12 milioni di euro nella esportazione con l'Iran, è chiaro che già cifre ben al di sotto, insomma, della quota complessiva di investimento sarebbero in grado di dare una grossa spinta e un grande lancio a questi rapporti. Lo possiamo fare perché l'Italia viene riconosciuto come un paese di riferimento per l'Iran nel contesto occidentale, e proprio nelle Marche hanno individuato laddove si può tessere un rapporto con questo sistema di piccole imprese ma di grande qualità e di grande capacità. Incontriamo i bisogni di qualità dei consumatori iraniani, incontriamo anche quel desiderio d'Italia in termini di turismo, nei quali noi rappresentiamo i cluster più significativi per gli iraniani. Veramente una bella opportunità da cogliere subito, cioè l'idea è quella di muoversi senza perdere tempo, perché dopo la fine delle sanzioni l'Iran è diventato uno dei fenomeni economici più interessanti su scala planetaria. Avere questo vantaggio di potersi muovere prima non va disperso, ecco perché l'invito al sistema delle imprese e delle istituzioni marchigiane di mettersi in moto per cogliere il massimo in termini di opportunità da questa apertura. È possibile ipotizzare una missione marchigiana in Iran appunto per cogliere queste opportunità che oggi sembrano aprirsi? Non è un'ipotesi, stiamo già lavorando, perché già da ieri insomma ha capito il valore dell'opportunità che abbiamo di fronte, ci siamo messi in moto, ma con l'obiettivo di fare missioni molto concrete, di accompagnare gli imprenditori, di preparare il terreno, di fare in modo che là ci siano disponibili subito gli interlocutori con i quali verificare le opportunità e eventualmente avviare i lavori e gli scambi. Al vostro servizio disponibile.